Ad aggiudicarsi la tappa Sanremo La Maddalena nella quarta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour Giro d'Italia a vela nella classe offshore sono stati Francesco Farci e Arianna Liconti del team Deas, premiati dall'assessore al turismo di La Maddalena Gian Vincenzo Billi. Per le imbarcazioni minori che avrebbero dovuto veleggiare nelle acque dell'arcipelago, niente regate a causa della bonaccia e quindi niente premiazioni. La cerimonia si è svolta mercoledì 26 giugno nel villaggio messo in piedi nella piazza Umberto I, che ha ospitato per 3 giorni diverse manifestazioni e momenti musicali. Una bella festa della vela e dello sport, supportata, oltre che dal comune, dalla scuola sottufficiali e dalla capitaneria di porto. Iniziata con la sottoscrizione da parte della Marina, di Difesa Servizi e dello stesso comune di La Maddalena di un protocollo d'intesa con il quale vengono messi a disposizione del comune stesso alcune aree militari, una da adibire a parcheggio e un'area già attrezzata per calcetto, tennis e basket. Tra le diverse manifestazioni dei giorni scorsi ci sono state la presentazione del libro Il Giro d'Italia a Vela, diario di bordo 2023, alla presenza del sindaco Fabio Lai, e una partita di calcetto sulla sabbia tra una rappresentativa della Ilva Maddalena, locale squadra di calcio, e una della Marina Militare, vinta da quest'ultima per 7-3. Una iniziativa evocativa di un fatto accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu infatti la partecipazione come spettatori ad una partita di calcio tra la squadra locale e una selezione del Regio Incrociatore Trieste a salvare la vita a un migliaio di militari che vi erano imbarcati quando aerei americani lo bombardarono e affondarono. Dopo l'arrivederci nel 2025, il tour velico raggiungerà ora Gaeta e dopo diverse altre tappe si concluderà il prossimo 20 luglio a Venezia. Grazie ancora e buona serata.